Mi presento, sono Lucarelli Antonello e sono un atleta dell'SBFI, cioè rappresento la nazionale italiana, ma in primis rappresento il Trinacria, perché il team che abbiamo che rappresenta la nostra Sicilia. E spero che voi possiate essere il futuro di questo sport, perché il braccio di ferro non è soltanto muscoli e devono essere per forza persone forti, c'è anche tanta tecnica, come nel calcio, come in ogni altro sport, c'è tanta tecnica, tanto allenamento, perché non è soltanto uno sport di braccio, ma bensì bisogna allenare tutto il corpo. A maggior ragione, voi che siete dei calciatori, avete una parte fondamentale che serve anche al braccio di ferro, e cioè gli addominali e delle gambe fortissime. Le gambe fortissime perché? Perché ora vi faccio vedere su un tavolino, magari vi mettete un pochettino più larghi e prendiamo due ragazzini, due bambini che abbiano la stessa età e lo stesso peso, perché il braccio di ferro si fa per età, per peso, soprattutto perché non si può affrontare una persona che pesa 200 kg, un bambino piccolino lo può affrontare, no? Quindi cerchiamo di equilibrarli con il peso. Va bene, detto ciò esistono dei falli, esiste cose che si possono e non si possono fare, che adesso vi spiego, così voi fate un pochettino di braccio di ferro e poi reputate se vi può piacere. Noi abbiamo una piccola scuola dove ci alleniamo, dove facciamo qualcosina, a presto sarà qui su Catania, per il momento è vicino Caltagirone dove che abito io, però spero di poterlo portare qui. Questo è un tavolino regolamentare da braccio di ferro, fatto apposta per voi bambini, questi si chiamano pad e sono i vari cuscini, e questo è il piolo, dov'è che bisogna tenersi per non fare fallo. Se si stacca la mano dal piolo si fa fallo, se si alza il gomito dal cuscino si fa fallo, se si parte prima che gli arbitri abbiano detto ready go si fa fallo, se ad esempio si gira il polso oppure si esce dai cuscini si fa fallo, e entrambi i piedi, anzi uno in particolare, deve stare a terra. Va bene, ora io vi faccio vedere quello che non dovete mai fare. Voi dovete ricordare che la mano deve stare sempre in asse con la spalla, e cioè vuol dire che questo movimento o questo movimento non bisogna mai farlo. Perché? Perché questo esce dall'asse. Se voi restate sempre in asse, fate un bellissimo tiro, vi divertite e non vi fate male, che è la cosa più importante, ok? Adesso mettete le mani al piolo, metti il destro in avanti per avere una maggiore compostezza sul tavolino, e quando l'arbitro vi darà il ready go, e cioè quando sarete al centro del piolo tutti e due i polsi e sarete in linea, l'arbitro vi darà il ready go, che è la partenza. Al ready go potete partire, ma sempre con parsimonia, quindi fate piano e guardate come va al tavolino, ok? Ready, go! Bravissimo! Questo si chiama top roll, per esempio. Lui ha usato una buona tecnica per sovrastare te, che tu invece lo volevi chiudere tanto qui. Quindi 1-0 per lui. Quindi glielo facciamo un applauso. Bravo! Che bravo. Sei qui che sei imbattuto. Mettiti qui che per il momento sei il bambino da battere. Va bene, altri due. Chi altro lo deve fare? Tu l'hai fatto già? Sì. Va bene? Sì, certo. Io vi do il ready go, va bene? Siete pronti? Sempre ricordatevi che la mano cosa deve seguire? La spalla, giusto? Va bene. Quindi ready go. Winner. Vince lui perché è più forte. Bravo, mettiti di qua. Man mano che quello perde si esce fuori. Un torneo. Un torneo, certo. Un torneo si svolge a fasi eliminatorie, quindi chi ha perso non è che è detto che va direttamente fuori, ma bensì ha un altro round da fare, perché si perde, si va nel girone dei perdenti. Prima volta si perde, se si perde anche la seconda volta si è fuori da un torneo. Adesso mettetevi in linea, mi raccomando, ready, go!
Ecco, questo non lo devi fare. Guarda, guarda, guarda. Fermo, 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 tu fermo. Guarda dove sei messo. Questo te lo ha girato. Tu sei andato in avanti con la spalla. Il braccio è rimasto qui. Questo è scomporre il braccio. Quindi cosa succede? Che ti fai tanto male. Questo tu non lo devi fare. Preferisci perdere in una maniera molto coerente e non farti del male. Ok? Quindi spostali più in là se vedi che lui è più forte, bravo. E quando tu tiri, schiaccia tanto te e poi vai giù tutto. Ok? Bravissimo. Ready? Go! Lui ha di più di polso. Va bene, basta che vi fate male. Fermo, fermo, fermo. Va bene, basta.